Siamo pronti? Siamo in Milan TV, è pronta? No? Fate... Buonasera a tutti, conferenza stampa di Stefano Pioli e Simon Kier. Iniziamo subito da Milan TV. Prego, microfono. Alzate la mano, ragazzi, grazie. Buonasera mister, buonasera Simon. Buonasera. Due domande a testa veloci. La prima... E cosa, la prima cosa che vi viene in mente prima di giocare una partita così? E la seconda, abbiamo sentito le parole del mister di Juan Jesus, entrambi hanno detto cosa temere del Milan, le ripartenze sono molto chiare in questo loro. La prima cosa che mi viene in mente, molto contenti di essere qua a giocarci questa grande partita, assolutamente. Le ripartenze fanno parte anche delle nostre caratteristiche, quindi cercheremo di essere bravi anche in quello. Siamo contenti di essere qua, sarà una bella partita, una partita che abbiamo meritato, e poi l'ultima volta che siamo stati qua è andato bene, speriamo anche domani. Domande? Corriere della Sera. Per Stefano, ciao. Ciao. Ti chiedo che tipo di partita c'è da aspettarsi da parte del Milan? Ovviamente non ti chiedo le strategie perché so che non ce le dirai, ma ti chiedo, sarebbe un errore pensare di difendersi in una partita così? Sì, assolutamente sì, perché abbiamo un minimo vantaggio contro una squadra che... In Champions credo che non perda in casa da tantissime partite, 12. E che in quest'anno in Champions ha segnato una media in casa di 3-4 gol, sia nel girone con Liverpool, con Ajax, con Rangers, negli ottavi con Eintracht. Noi dobbiamo fare la nostra partita, giocare bene, giocare la squadra, e credo che dobbiamo gestire molto bene il pallone quando ce l'avremo. Questo potrebbe essere una situazione molto importante per noi. Gazzetta dello Sport. Mister, buonasera. Buonasera. Una curiosità sui rigori. Quanto li avete provati? E la curiosità soprattutto su Maignan. Come tutti i portieri è in coda oppure visto come calcia può essere, non dico uno dei primi cinque, ma subito dopo? Beh, li abbiamo provati come facciamo sempre prima di questa competizione. Non ho pensato a dove eventualmente mettere Maignan. Eurosport qua davanti, grazie. Dei ESPN, Daniel Martinez, mister. Che insegnanza le può aver lasciato la partita d'andata? Ha avuto conto di che ci sono stati momenti di grande sofferenza per la sua squadra, che in altri momenti ha dominato a questo Napoli. Si spera una partita in la che vince chi tiene più la palla o chi è più certero all'ora della definizione? Grazie. No, vince in entrambe le partite. Io mi riferisco anche alla partita di campionato. Giochiamo la terza partita contro il Napoli in pochi giorni. Tutte e due squadre sono riuscite a mettere in difficoltà le difese avversarie, tutte e due squadre hanno avuto le loro occasioni da gol. Vince chi sfrutta meglio le occasioni che creeranno, perché entrambe le squadre hanno le qualità per creare situazioni da gol. Il Napoli nella partita a Milano è partito molto meglio di noi, e questo domani ci dovrà essere di grande insegnamento, perché è chiaro, approcciare bene la gara domani potrebbe essere già una svolta importante. Prego. Prego. Bene.
Salve mister, Hussein B in Sports. C'è una discussione in Italia questi giorni, ma lei accetterebbe di scambiare il quarto posto con finali di Champions League? Siamo qui per giocarci la Champions League, per pensare una partita alla volta, per pensare a questa competizione che sarebbe un percorso nostro molto importante. Da dove arriviamo lo sappiamo, è un percorso nato 3 anni fa. Adesso ci giochiamo la possibilità di andare in semifinale di Champions, quindi siamo solamente concentrati su questa partita. Poi, come spesso ho ripetuto durante l'anno, le valutazioni e i giudizi si danno alla fine della stagione, non alla stagione in corso. Prego, Aria. Ciao Stefano. Ciao. Prima di arrivare ai rigori, come diceva il collega, potrebbero esserci 120 minuti. Quale squadra secondo te è più pronta per sostenere questi minuti in questo momento della stagione? Ma tutte e due le squadre saranno pronte. Tutte e due le squadre hanno davanti a sé un obiettivo importantissimo, una partita delicatissima, ma altrettanto una partita stimolante. Quindi tutte e due le squadre l'affronteranno al massimo delle proprie potenzialità e tutte e due le squadre, ripeto, hanno la qualità per fare ottima partita. Chiaro che per vincere la partita dobbiamo giocare una partita di grande livello. Questo lo sappiamo, ne siamo consapevoli e pensiamo anche di avere le capacità di riuscirci. A Chiar, scusami, Chiar volevo chiedere, domani un osso duro che nelle ultime partite non c'è stato. Sì, incontriamo lui come abbiamo incontrato le altre partite con un altro attaccante. Non è un lavoro di un persona, è un lavoro per la squadra. Affrontiamo in questa maniera con il massimo rispetto e poi pensiamo a noi. Tele Lombardia e poi a seguire Milan News. Mister, cambia una cosa rispetto a qualche settimana fa, il Maradona. Come si affronta? Poi, se possibile, una... Io credo che sia sempre molto bello giocare partite di questo livello, anche per l'atmosfera che c'è dentro lo stadio. Quindi caricherà sicuramente i giocatori del Napoli, ma caricherà allo stesso modo noi. Quindi partiamo allo stesso livello, abbiamo un piccolissimo vantaggio per il risultato d'andata, ma sappiamo che dobbiamo completare l'opera giocando, ripeto, una partita di altissimo livello, che sia qualità, che sia di energia, che sia di intensità, che sia di attenzione, di determinazione. Anzi, tutte queste caratteristiche messe insieme devono servire per superare questo turno. Simon, è una partita che si gioca con... tu sei uno dei leader, sei quello con più esperienza, stando forse all'11 titolare di domani, se sarà poi quello confermato. Ecco, come si affronta una serata così? Come la spieghi? Come carichi compagni, ragazzi, giovani che vivono per la prima volta un'atmosfera come quella di domani sera? Che queste partite qua... non sai mai quando sarà un'altra, cioè sono serate che rimani con te tutta la vita, anche per il bene e per il male, ma anche per quello giochiamo a calcio, per queste emozioni, questa adrenalina che l'altra sera siamo stati a San Siro, è una delle più belle esperienze che ho avuto nella mia carriera con i nostri tifosi, e domani sarà un po' differente, però ti dà un'emozione, una sensazione sul colpo che secondo me non si trova nessun'altra parte. Per questo qua giochiamo a calcio. Prego, Milan News. Ciao Simo, una domanda per te. Sei arrivato al Milan nel gennaio del 2020. Il Milan non giocava la Champions da 7 anni. Aprile 2023, dopo 3 anni, il Milan può giocarsi l'accesso alla semifinale di Champions, un processo di crescita importantissimo per questa squadra. Tu sei uno dei leader, ecco, come hai visto la crescita di questo gruppo, di questo club nei 3 anni? C'è stata una gioia essere al Milan, uno dei miei sogni da piccolo, poi il percorso che abbiamo fatto come squadra con Mista è stato una... Avevo un sogno, però forse non mi aspettavo così. Abbiamo fatto tanti passi e una delle cose dove secondo me ha fatto tanta differenza anche il punto di vista di Mista, che ogni giorno comincerà a spingere per... Dobbiamo sempre migliorare, dobbiamo mai essere contenti di dove siamo, dobbiamo sempre pensare dove dobbiamo andare. E questo qua è un passo molto importante, però
Il percorso che abbiamo fatto, secondo me nessuno qua dentro, abbiamo firmato tutti, se tu mi dicevi questo qua 3 anni fa, allora un bel percorso. Prego. Ciao Stefano, Roberto Venti del Mattino. Ciao. Ciao. Volevo chiederti, nel Napoli c'è Osimhen, ecco, cosa cambia per te e nell'impostazione della partita difensiva in generale, visto che Osimhen non solo non c'è nell'andata di Champions, ma neanche nella partita insomma di campionato che avete stravinto qua 4-0. Teniamo sempre in grande considerazione le caratteristiche dei nostri avversari, soprattutto le caratteristiche di un attaccante così potente, così forte, così riempitivo in area, così profondo nel suo modo di giocare, quindi sicuramente abbiamo preparato certe situazioni, però come ha sottolineato giusto Simon, noi abbiamo il nostro modo di giocare, dobbiamo portarlo avanti con continuità dentro la partita. Le partite che abbiamo vissuto ultimamente con il Napoli sono state partite anche da saper leggere, perché dentro la gara bisogna sapere dettare i ritmi di gioco, bisogna sapere rallentare quando è il momento di rallentare, bisogna sapere accelerare, bisogna sapere interpretare bene i momenti, e questo sarà un'altra di quelle situazioni molto importanti da sviluppare con grande attenzione e con grande qualità. Prego, a fianco. Salve mister, Mirko Calemme di Ario As. Un anno fa disse: attenti che Ibrahimo può fare come Tonali, esplodere nel tempo. Quest'anno è stato decisivo in vari big match col Tottenham, nei 2 precedenti col Napoli. Come valuta il suo percorso di crescita e se le piacerebbe vederlo in rossonero anche in futuro? Grazie. Beh, credo che sia sotto gli occhi di tutti che Brahim sta crescendo tanto. È un ragazzo giovane ma ha grandissima personalità. È un ragazzo al quale piace avere pressione, sa gestire molto bene la pressione, sia fuori dal campo sia dentro il campo, e quindi sta crescendo tanto, sta diventando un giocatore di assoluto livello, sta facendo molto bene ed è chiaro che mi piacerebbe allenarlo ancora. Prego, qua davanti. Filippo Baffa, Radio Sportiva. Mister, all'andata ha un po' sorpreso Spalletti, sta preparando qualcosa di simile, magari non ci rivelerà cosa, però se bolle in pentola e se si aspetta che Spalletti cambi qualcosa per stupirla, per sorprenderla. Ma quella di domani, ripeto, sarà la terza partita che giochiamo in pochi giorni. Ogni partita, sia noi sia loro, abbiamo interpretato qualche situazione in modo diverso, quindi secondo me sicuramente anche domani ci sarà qualche cambiamento. Il Napoli di Milano in Champions è stato diverso in qualche atteggiamento difensivo e anche offensivo rispetto a quella partita che abbiamo vinto qua in campionato. Domani può essere che qualcosa possa essere diverso, sia per qualche giocatore diverso, sia per qualche posizione che possiamo prendere in fase difensiva o anche in fase di costruzione. Mister, buonasera. Buonasera. Volevo sapere di Giroud come stava e se poi si aspetta, visto che il Napoli ha anche Kim e anche sta squalificato, si aspetta un Napoli con qualche giocatore più fisico al centrocampo o magari invece con qualche giocatore più capacità di inserimento e quindi di entrare tra le linee. Grazie. Ma giusto, bene. Ha avuto un piccolo problema che ha superato in questi giorni. L'abbiamo gestito bene durante l'allenamento, quindi in condizione per giocare. Poi onestamente non so che scelte farà Spalletti per sostituire Anguissà, ha comunque un organico di livello, giocatori molto forti, quindi con caratteristiche diverse, vedremo domani sera. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie.